Il tour del cibo stupefacente si è spostato a Cetara, al ristorante Acqua Pazza. Qui insieme a me c'è il grande chef Gennaro. Benvenuti a tutti. Ecco, noi tra poco mangiamo. Cosa ci farai mangiare? Allora, stasera preparerò per voi pappardelle con fichi, fico bianco del Cilento, la pappardella con l'acqua pasta secca e la bottarga, le uova di tonno, essiccate nel periodo tra giugno e luglio. Senti che profumo, messo sotto sale, lasciato così. E abbiamo, come dire, fatto una fusione con una zona collinare salernitana, con del peperoncino verde essiccato, del peperoncino rosso fortissimo e un olio straordinario. Quindi io che faccio pubblicità al latte stasera? Stasera non bevete latte e prendiamo il peperoncino. Bravissimo! Magari sapessi cucinare come lei. E allora devi guardare attentamente. Okay. Olio, filino d'olio. Stop, non esageriamo con l'olio. Infatti. Uno spicchio d'aglio, così schiacciato. Wow! Lo facciamo andare leggermente e poi dopo lo togliamo, così andiamo per stimolare i signorini che hanno questo sentore. Bene? Noi stiamo facendo un servizio per la televisione, però voglio imparare anch'io. Va bene, quindi faremo due a uno. Per la mia età. Va bene, a questo punto prepareremo già i fichi dall'altra parte. Aggiungiamo un po' di peperoncino. Questo è veramente piccante. Fa fare anche dei sogni proibiti. Quindi attenzione, siate... Andiamo piano. Andate piano. Beh, si può anche esagerare. Ma... A questo punto la bottarga. La bel pezzo di bottarga. Però non ho mai capito cos'è. Sono praticamente le uova del pesce che vengono messe sotto sale, essiccate. E poi, quando a volte essiccate, vengono grattugiate. Quindi una sorta di condimento. Diciamo il formaggio dei pescatori. Bravo! Il piatto, diciamo il condimento, potrebbe essere pronto a questo. Però possiamo aggiungerci del timo, del ciuccio, del timo, della maggiorana, oppure del basilico, qualsiasi erbetta fresca. Intanto caliamo anche la pasta, così. Che è fondamentale, mi raccomando ragazzi. Mangiatevi la pasta, fatevi di pasta e basta. E basta. E basta. Togliamo l'aglio che può disturbare. Io cerco di non dare fastidio, mi metto qui. Aggiungiamo un mestolino di acqua di cottura. Comunque la cucina è un'arte, qui siamo nella cucina di una... Grazie mille. Qualche fogliolina di basilico spruzzata così, lasciamo andare la salsina, la pasta che sta cuocendo. Cosa pensa quando cucina? Penso essere concentrato. Non ha mai fatto pensieri un po' diversi dalla cucina quando lei... È capitato, specialmente quando abbiamo degli ospiti particolari a tavola, sì. Cerchiamo di renderli, come dire, felici per quello che potrebbe essere il seguito. Infatti, bisogna essere felici quando si cucina, perché se non si è felici non si cucina mai. La cucina è felice. È sano anche, mi raccomando. È sano. Potete inquadrare anche Gennaro che ha ripreso con qualche pisciolino, anche lui. Gennaro 2 la vendita. Ah, ok. Gennaro 2 la vendita. Diciamo che lui è quello di in sala tutto ciò che è proibito passa dalle sue mani. Ho capito. E dal suo sguardo. Apriamo la pasta. Qualche fogliolina di basilico. Spruzzata così. Lasciamo andare la salsina. La pasta che sta cuocendo. Cosa pensa quando cucina? Penso essere concentrato. Non ha mai fatto pensieri un po' diversi dalla cucina quando lei... È capitato,
specialmente quando abbiamo degli ospiti particolari a tavola, che non hanno bisogno di tanta cottura, di stravolgere. Quindi avete visto, appena il tempo di fremere un poco, un prodotto straordinario appena colto, lavorato un attimo in padella, questa grattugiatina di bottarga, punto del basilico, un po' di peperoncino, delle erbette, questo è un piatto che ha veramente pochissimi ingredienti, ma un prodotto sano, di grande qualità. Comunque ragazzi, io amo la vita, il buon cibo e il Gennaro è il mio push. Poi cerchiamo di renderli, come dire, felici per quello che potrebbe essere il seguito. Ti fanno essere felici quando ti cucina, perché se non sei felice non ti cucina male. La cucina è felicità. Bravissimo. È sano anche, mi raccomando. È sano. Potete inquadrare anche Gennaro che ti ha ripreso con qualche pisciolino, anche lui. Gennaro 2? Gennaro 2 la vendita. Ah, ok. Gennaro 2 la vendita. Diciamo che lui è quello di... in sala tutto ciò che è proibito passa dalle sue mani. Ho capito. E dal suo sguardo. Diciamo, sono uno spacciatore sano. Bravo, lo spacciatore sano è lui. E Gennaro 1 e Gennaro 2. Quadra. Perché noi vogliamo spacciare questo, perché i giovani si devono sfondare, devono sballare con questo. Sì. Diciamo più proteine o meno cocaina. Bravissimo. No, più proteina, niente, meno cocaina. La fase finale, la fase più importante. Piatto pronto. Sì. Guarda, si è creata quella cremina. Lo voglio vedere anche come lo compone il piatto. Sì, è semplicissimo. Cerchiamo di fare un nido. Le padelle. Che va sopra, poi mettiamo dei fichi belli. Questa è la mia striscia di proteina, eh? Dei fichi bellissimi. E per ultimo, ma non ultimo ingrediente, la bottarga. Ancora il formaggio dei pescatori. Ancora il formaggio dei pescatori, guarda. Eccezionale, guarda. Un odore molto molto funky. Questo, poi c'è l'olio. Un olio eccellente. Eccellente. Che ne pensi di questo piatto? È veramente esageratamente meraviglioso. Stupefacente. Ragazzi, è stupefacente questo piatto. Fatevi di pasta, di buon cibo e non fatevi di droga. Perché questa è la nostra droga, è la droga del terzo millennio, perché dobbiamo ritornare ai sani valori. Benissimo.